Sesto giorno di sciopero della fame per l'equipaggio dell'Anna Madre. Ancora nessuna novità. Scoperta mega piantagione di canapa indica a Poggioreale. Arrestati due fratelli. Poliziotto in servizio a Mazara si finge donna su Facebook per corteggiare una ragazza. Condannato. Al via Mazara il Bluesy Land. Questa sera alle 18 l'inaugurazione dell'Expo. L'Istituto di Ricerca il 2000 di Mazara chiede la cittadinanza onoraria per il professor Giovanni Sgro. Il mazzarese Marco Galetti conquista la medaglia di bronzo di scherma al trofeo CONI. Sesto giorno di sciopero della fame, quello di oggi per l'equipaggio del peschereccio mazzarese Anna Madre, bloccato a Sfax in Tunisia, dove è stato condotto da militari tunisini dopo il sequestro effettuato nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorsi. La vicenda sta vivendo giorni di stallo. La commissione interministeriale tunisina ha fissato un'ammenda di 69.000 euro per il rilascio, cifra considerata troppo esosa per la società armatrice Pesca Giovane SRL. E a bordo intanto cresce la preoccupazione tra i marittimi, così come a Mazara del Vallo è alta la tensione e l'ansia tra i familiari che di ora in ora attendono una buona notizia. Intanto oggi si apre la kermesse di Bluesy Land, l'Expo dei cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu con altri enti, tra cui Regione e Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Tra gli ospiti attesi vi è una delegazione anche del governo tunisino, di cui dovrebbe fare parte pure Samir Tayeb, ministro della pesca. Speriamo che da questo incontro possa scaturire qualche novità importante per il rilascio del motopesca mazzarese. Nella mattinata del 26 settembre a Poggioreale, in contrada Fontanelle, nell'ambito della manovra di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dalla Compagnia Carabinieri Castelvetrano, i militari della stazione di Poggioreale hanno tratto in arresto due fratelli, Antonino Corte, 47 anni, e Francesco Corte, 43 anni, entrambi poggiorealesi, disoccupati e noti alle forze dell'ordine. I fratelli Corte, sottoposti a perquisizione domiciliare e personale presso un fondo agricolo dove erano soliti svolgere attività agropastorale, venivano trovati in possesso di 651 piante di canapa indica coltivate all'interno di un magazzino appositamente adibito a maxi serra e attrezzato a regola d'arte con tutto l'occorrente per la ventilazione, riscaldamento ed illuminazione delle suddette piante, avendo predisposto ogni cautela utile ad evitare che dall'esterno si potessero notare luci o altre circostanze sospette circa lo svolgimento dell'attività deluttuosa. Poi, vario materiale idoneo al confezionamento e al taglio degli stupefacenti, un fucile a canne mozze calibro 12, marca Franchi, con matricola a brasa in buono stato d'uso di conservazione, 8 cartucce calibro 12. Durante l'attività di ispezione dei luoghi veniva anche accertato, unitamente a personale dell'Enel, che l'energia elettrica servente al magazzino, pari a 50 kWh, veniva sottratta in maniera fraudolenta mediante allacci abusivi alla rete elettrica pubblica con l'utilizzo di più cavi portanti e numero 54 trasformatori. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro. I due indagati venivano dunque tratti in arresto per l'attività di produzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, per la detenzione illegale di arma clandestina e per il furto aggravato di corrente elettrica, quest'ultimo generante un grave danno patrimoniale alla società di distribuzione. Gli arrestati, dopo le formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, venivano condotti presso la casa circondariale di Sciacca in attesa di giudizio direttissimo. Un poliziotto che presta servizio presso il commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo, il 42enne Francesco Roselli, è stato condannato a 3 mesi di reclusione, pena sospesa, dal giudice monocratico di Marsala Vito Marcello Saladino per il reato di sostituzione di persona. Secondo l'accusa, il poliziotto avrebbe creato un falso profilo Facebook attribuendosi un nome di fantasia, peraltro di una donna, per contattare una giovane donna mazzarese con cui iniziava a chattare, invitandola anche ad inviare di foto sé e poi, dopo averla incontrata ed essersi svelato, farle la corte. La donna però non ha gradito e ha sporto denuncia. Il poliziotto, condannato a risarcire la vittima con 10.000 euro, è stato comunque assolto dall'aggravante di essersi spacciato come appartenente ai servizi segreti. La vittima si è costituita parte civile con l'assistenza dell'avvocato Carmelo Prestifilippo. A difendere Rosselli è stato l'avvocato Paolo Paladino. A rappresentare la pubblica accusa che aveva invocato la condanna è stato
invece il sostituto procuratore Giulia D'Alessandro. La vicenda oggetto del processo risale all'ottobre del 2011 e ripropone la problematica dei social network come mezzo di possibile o tentato aggancio a persone dell'altro sesso agendo sotto mentite spoglie. Ryanair ha annunciato che rallenterà la crescita prevista per la stagione invernale, facendo volare 25 aerei in meno a partire da novembre e 10 in meno da aprile 2018. Lo si legge in una nota della low cost irlandese in cui si precisa che riducendo il programma dei voli in maniera controllata sarà possibile eliminare ogni rischio di ulteriori cancellazioni perché un rallentamento della crescita crea molti aerei e equipaggi di riserva nelle 86 basi della compagnia previste per quest'anno. Con il taglio dei 25 aerei, la compagnia prevede che i passeggeri che dovranno affrontare i disagi saranno meno di 400.000. La messa a terra di 25 aerei, decisa da Ryanair per la stagione invernale, novembre 2017-marzo 2018, provoca la sospensione di 34 rotte. Di queste, 11 sono provenienti o dirette verso aeroporti italiani, è quanto emerge dalla lista delle 34 rotte pubblicate da Ryanair. In particolare, 7 rotte interessano lo scalo di Trapani, di cui 3 con città europee, Francoforte, Baden-Baden e Cracovia, e 4 collegamenti nazionali con Parma, Genova, Roma e Trieste. Saltano anche le rotte tra Venezia, Amburgo e Sofia, il collegamento tra Pisa e Sofia e quello tra Palermo e Bucarest. Intanto c'è molta preoccupazione per le sorti dell'aeroporto di Trapani Birgi. La presidenza dell'Istituto Internazionale di Ricerca Socioculturale del 2000 si fa portavoce di un eccezionale interesse mazzarese rivolgendosi pubblicamente al sindaco della città. Conferire con delibera del Consiglio Comunale cittadinanza onoraria di Mazara al professor Giovanni Sgro, docente dell'Università di Palermo. Da anni il professor Sgro, dal profondo studioso, cura e organizza aspetti storici e leggendari, spesso con belle innovazioni. La celebre e popolarissima processione di San Vito, nostro concittadino e patrono. Di recente, con ricerche certosine, anche in Portogallo, oltre che a Roma, ha documentato tratti della vita del gesuita mazzarese Giovanni Matteo Adami. In particolare, con Don Orazio Placenti, ha avviato impegno solidale per il processo di beatificazione dell'Adami, coraggioso, intrepido missionario, morto martorizzato con ferocia in Giappone a Nagasaki nei primi del 1600. La beatificazione per la santità, auspicabile possibile, crea valori per la città, ci scruta nel profondo tutti come mazzaresi. Certo, ha il suo baricentro nella fede cattolica, ma è condivisione di valori, tradizioni, storia, riscatto, orgoglio. Valorizzazione storico-religiosa di Mazara che dà spessore internazionale. Con un po' di sostanza si può dire Mazara come vetrina di San Vito concittadino e dal beato Matteo Adami può diventare tappa degli itinerari religiosi continentali. La recente tavola rotonda su Matteo Adami, tenutasi nello scenario del Teatro Garibaldi, ci ha fatto conoscere l'articolazione successiva dell'iniziativa. Occorrono cultura, umanità, solidarietà, Vescovado e Comune di Mazara, Compagnia di Gesù dei Gesuiti, Vescovado di Nagasaki, collaborino per l'avvio in Vaticano per la beatificazione del coraggioso, intrepido sacerdote missionario e martire mazzarese, trovando prove e testimonianze delle sue virtù umane e religiose. Il riconoscimento dà valore alla Chiesa e alla città di Mazara, semina ragioni di speranza in tutti i sensi alla gente. Post hoc ergo propter hoc, osserva in latino il presidente del 2000 dopo di ciò, necessariamente a causa di ciò. La beatificazione di Giovanni Matteo Adami è un patrimonio collettivo, una nuova sfida, un nuovo modo di comprendere e di realizzare la storia di Mazara nella quotidianità di vita e di vedere una speranza ferma e creatrice di grandezza di Mazara. Nell'ambito di Bluesyland, l'Expo dei cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente che ha preso il via questa mattina a Mazara del Vallo, si è svolta presso il complesso Filippo Corridoni una tavola rotonda promossa dall'assessore regionale Antonello Cracolici tra gli assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome italiane e si è discusso dei temi dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca. L'inaugurazione dell'Expo sarà questa sera alle 18. Ieri mattina intanto la
l'assessore all'agricoltura, ambiente e pesca della Regione Umbria, Fernanda Cecchini, accompagnata dal direttore generale dell'assessorato, dottor Ciro Becchetti, insieme al promotore di Bluesland, Giovanni Tumbiolo, ha incontrato presso la sede del distretto della pesca e crescita Bru il gruppo di pasticceri mazzaresi che nell'ambito di Bluesland proverà a realizzare il Guinness dei primati della cassata siciliana, uno dei più importanti simboli dell'identità gastronomica siciliana. Il tentativo di Guinness dei primati si svolgerà dalle ore 16 alle ore 23 del 29 settembre in piazza Mocarta. Si cercherà di superare il precedente record di 1099 kg per 2,5 metri di diametro realizzato nel 2015 dal ristorante Miro di Torino. Il tutto grazie ai prodotti forniti da aziende italiane leader nel settore agroalimentare. Al termine della prova i maestri pasticceri mazzaresi offriranno una porzione di cassata siciliana a quanti avranno acquistato sul posto un ticket da 1 euro. L'organizzazione di Bluesland, di concerto con gli stessi maestri pasticceri, devolverà l'incasso in beneficenza. Il dottor Andrea Antonino Di Como è stato nominato dirigente della Centrale Unica di Committenza, l'organo che si occupa dell'affidamento e la gestione delle gare d'appalti con lo scopo di semplificare l'apparato organizzativo di quel particolare ambito. Sono 4 i comuni, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Partanna, che hanno aderito all'accordo per l'istituzione del CUC, che al momento ha sede a Castelvetrano, comune capofila. In seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale di Castelvetrano è venuto a mancare una figura dirigenziale per il CUC, il cui personale era stato già selezionato in precedenza dai sindaci dei vari comuni. Ad oggi erano parecchie le procedure di gara che erano state indette, ma erano state costrette alla sospensione per via della mancanza di un dirigente e si era corso il rischio di perdere certi finanziamenti che avrebbero assicurato il completamento di alcune opere. Pertanto si è resa necessaria la nomina di un nuovo dirigente, scelto fra il personale del comune capofila, che presiederà le commissioni di tutte le gare indette dai comuni che hanno aderito al CUC. Riunione della Protezione Civile Comunale indetta dal sindaco Nicola Cristaldi alla presenza del comandante della Compagnia Carabinieri Viggiano, dei rappresentanti della Polizia di Stato, del segretario generale del Comune Antonella Marascia, del comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, dei Vigili del Fuoco, dell'assessore e del dirigente dei lavori pubblici Silvano Bonanno e Nicola Sardo, del responsabile del gruppo comunale Attila Girolamo Sala. Obiettivo della riunione: verificare lo stato di funzionalità del sistema di protezione civile comunale in caso di calamità, soprattutto relativamente all'efficienza dei mezzi di intervento, individuare le aree e gli edifici di raduno e coinvolgimento, individuare percorsi di fuga dagli edifici scolastici e pubblici per il raggiungimento dei centri di raduno. Il comune di Mazara del Vallo è già dotato di un piano di protezione civile, ma si sta prodigando a diffondere tutte queste informazioni necessarie perché lo stesso sia ben conosciuto ed applicabile a tutti i livelli. Si procederà all'individuazione di aree e mezzi anche privati da utilizzare in caso di necessità. Da martedì prossimo 3 ottobre sarà attivo l'ambulatorio di mammografia clinica presso l'unità operativa complessa di radiologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'ambulatorio sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 11 alle 13. Il servizio si riattiva dopo alcuni mesi di sospensione grazie all'immissione in servizio di 3 medici radiologi e di ulteriore personale tecnico. La possibilità di eseguire questa prestazione, spiega il primario di radiologia Ignazio Bacile, rientra nell'ambito della diagnosi precoce delle neoplasie della mammella. Affiancandosi allo screening, con l'aggiunta delle notizie cliniche e della visita dello specialista radiologo che viene effettuata sulla paziente, contestualmente all'esame, la mammografia clinica insieme all'ecografia della mammella e alla risonanza magnetica costituisce uno dei livelli diagnostici da cui non si può prescindere per eseguire uno studio corretto della mammella e talvolta deve essere accompagnata anche dall'esecuzione di un ago aspirato ecoguidato per l'esame citologico. L'esame può essere prenotato direttamente presso il CUP aziendale. È calato il sipario sulla quarta edizione del trofeo nazionale CONI Kinder più Sport. È stata una grande festa per gli under 14 di tutta Italia ed alcuni stranieri che hanno preso parte ad una vera e propria mini olimpiade delle regioni, con oltre 3.000 partecipanti in rappresentanza delle 21 regioni italiane in 45 discipline sportive. Sono due mazzaresi che hanno conquistato il pass di qualificazione regionale per la Sicilia, Marco Galetti e Clara Pignoli, entrambi della scherma Mazara. Le gare di scherma
conferma si sono svolte al palazzetto di Esi, alla presenza di una madrina d'eccezione, la campionessa di casa Giovanna Trillini. Ad aprire le danze è stato Marco Galetti, che con impeto e forza è riuscito a sbaragliare i suoi avversari nella fase a gironi. La corsa del Mazzarese purtroppo si è fermata in semifinale contro l'atleta Edoardo Cantini della delegazione toscana. Meraviglioso assalto tra due fuoriclasse della sciabola Under 14, combattuto stoccata su stoccata e finito con il punteggio di 15-13 per Cantini. Per Galetti un ottimo terzo posto, soprattutto in vista del campionato nazionale che partirà a novembre. Subito dopo è arrivato il turno dell'altra Mazzarese, Clara Pignoli, che accusava l'emozione della prima gara stagionale. Iniziata la fase a gironi molto timidamente, Clara riprendeva le redini in mano disputando un match per la finale ad 8 con grinta e concentrazione. Purtroppo questo non bastava a superare la sua avversaria, chiudendo la gara al 9° posto. Grazie a questi risultati e alle medaglie conquistate nel fioretto e nella spada, la delegazione siciliana, accompagnata dal maestro Leandro Giordanella, risultava seconda nella classifica finale per regioni nella scherma e quinta nella classifica finale di tutte le discipline. Un villaggio, oltre 50 gusti di gelato e 45 maestri gelatieri da tutto il mondo. Tutto pronto per Sherbet, il Festival Internazionale del Gelato Artigianale, che sbarca per la sua 9ª edizione a Palermo dal 28 settembre all'1 ottobre, trasformando il centro storico del capoluogo siciliano in un vero e proprio villaggio del gelato rigorosamente artigianale. Un laboratorio a cielo aperto dove saranno svelati i segreti del dolce freddo con 45 maestri gelatieri provenienti da ogni parte del globo nel nome della qualità e dell'artigianalità. Gusti inediti e materie prime di eccellenza, qualità di passione uniti a interessanti spazi di approfondimento e confronto arricchiranno i 4 giorni dell'evento, inebriando di sapori e colori il cuore della città. Degustazioni, dibattiti, concerti, tour culturali, spazi dedicati ai più piccini, un'esperienza di realtà virtuale che ci porterà in un campo limoni e corsi per aspiranti gelatieri. La manifestazione organizzata dalla società palermitana Adi Meridiem animerà per 4 giorni il centro storico del capoluogo siciliano. I chioschetti di gelati, sorbetti e granite si snoderanno in una cornice elegante e ricca di storia e cultura, che offre lungo il percorso tanti spunti di approfondimento artistico e museale. Quando nel lontano 2007 organizzammo per la prima volta Sherbet Festival, non avremmo mai immaginato che negli anni sarebbe diventato il festival del gelato artigianale più grande e importante del mondo, racconta Pier Giorgio Marturana, amministratore di Ad Meridiem, e aggiunge: ma Sherbet è anche molto di più. Questa manifestazione negli anni è diventata uno straordinario contenitore di bellezza svelata a turisti e cittadini, ultima edizione che ha fatto registrare oltre 300.000 visitatori che hanno affollato e colorato il cuore antico di Palermo. Crediamo che la chiave del successo sia nell'essere rimasti fedeli negli anni alla qualità e alla cura nella produzione del gelato artigianale. I protagonisti di questa 9ª edizione sono professionisti dell'alta gelateria provenienti da tutta Italia, a cui si affiancheranno tantissimi maestri gelatieri stranieri, dal Giappone agli Stati Uniti, dal Messico alla Francia, passando per Olanda, Spagna e Germania. Un team internazionale d'eccellenza la cui direzione tecnica è affidata ancora una volta al maestro Antonio Cappadonia, che quest'anno ha fortemente voluto al suo fianco, come co-direttrice della manifestazione, Giovanna Musumeci, giovane ma esperta maestra la cui gelateria rappresenta un punto di riferimento in Sicilia. A coordinare il più grande laboratorio di gelateria che sia mai stato allestito saranno invece il maestro Arnaldo Conforto e Ruben Pili. A loro è affidata la direzione di produzione. I migliori maestri gelatieri al mondo, sapienti artigiani del gusto, prepareranno nel più grande laboratorio di gelateria oltre 20.000 kg di gelato. Un piccolo miracolo reso possibile da strumenti e tecnologie all'avanguardia che puntano a valorizzare l'artigianalità della produzione e il rispetto delle materie prime, come le macchine per la produzione messe a disposizione da Bravo S.p.A., azienda italiana leader nella costruzione di macchine professionali per gelateria e pasticceria, e Orion, professionista del freddo, che assicurerà il mantenimento della perfetta temperatura di servizio con le sue vetrine da gelateria. Arriva anche in Sicilia un food festival alla portata di tutti, celiaci compresi. L'appuntamento è a San Lorenzo Mercato il 7 e l'8 ottobre, dalle 11 alle 24 a Palermo, con 2 giorni interamente dedicati alle specialità più ghiotte della cucina nostrana, rigorosamente in versione gluten free. Ad accompagnare l'offerta gastronomica anche un ricco programma di attività legate alla celiachia e alle patologie affini. Lezioni di cucina, talk show, laboratori per bambini e iniziative rivolte agli appassionati di cucina. L'evento è realizzato in collaborazione
collaborazione con AIC Sicilia, Associazione Italiana Celiachia, con Farmacia Caronna e con Aromatico Zero Glutine Life. Quattro postazioni esterne ad hoc proporranno un'offerta gastronomica spaziando dalla friggitoria alla pescheria, passando per i hot dog siciliani e i salumi, sino ad una postazione a cura di Zero Glutine Life con pizzette, stincionelli e cannoli freschi riempiti al momento. Tra i protagonisti del festival e i piatti più rappresentativi dell'universo gastronomico siciliano, le specialità tipiche dello street food palermitano, dal panino con la milza alle patate fritte al panino con le panelle e le crocchè, e ancora la frittura di pesce, il fish and chips con il merluzzo e l'ormai celebre kebab del mercato, il panino con il kebab di pesce spada. All'interno del mercato, inoltre, la bottega dell'ortofrutta si presenterà interamente convertita al gluten free, anche per i giorni successivi all'evento. Senza glutine anche la villa di Irias, verificio artigianale di Torre Nova in provincia di Messina. Sarà possibile anche sottoporsi ai test gratuiti per le intolleranze ad opera di Farmacia Caronna e cimentarsi ai fornelli nella gara di cucina tra Food Lovers, una giuria di esperti presieduta dalla food blogger celiaca Stefania Oliveri. Spazio anche ai bambini, con eventi e laboratori a tema ad opera dell'associazione SoCult, per insegnare loro il rispetto di stili alimentari sani e favorire la convivenza con i piccoli celiaci. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale e le diagnosi aumentano di quasi il 10% all'anno. In Sicilia, dice Emanuela Pinto, delegato di Palermo di AIC Sicilia, i celiaci conclamati sono più di 1.400, senza considerare che molte persone non sanno neanche di esserlo. Per questo è necessario mantenere altissima l'attenzione su questo tema e cercare di sensibilizzare il più possibile alla patologia e alla sua diagnosi. Questa la missione di AIC, che per questo non può che appoggiare un evento come il Palermo Gluten Free Fest. L'obiettivo è quello di conquistare il palato di chi celiaco non è, dimostrando che la cucina senza non è una cucina di serie B e che l'eliminazione totale del glutine è perfettamente compatibile con una gratificazione del palato altrettanto totale. Celiaci e non celiaci portando a sedersi alla stessa tavola e deliziarsi con gli stessi sapori senza scendere a compromessi con il gusto. Ieri pomeriggio a Marsala, per l'inaugurazione della Galactica Academy, la nuova scuola calcio che opererà presso i campi Fernandez di Contrada San Giuseppe Tafalia, è arrivato Marco Materazzi. Atteso da bambini, allievi, futuri allievi, genitori e interisti appassionati, Materazzi ha partecipato alla conferenza stampa assieme a Nino Barraco e agli altri organizzatori e referenti della scuola, distribuendo autografi e fotografie. Marco Materazzi, 46 anni, ex difensore del Marsala 1912, stagione 1993-1994, è vincitore di 5 scudetti, 4 Coppa Italia ed una Champions League con la maglia nerazzurra dell'Inter. Ieri è stato accolto davvero come una star. Di avere la passione che ho avuto io, di avere la fortuna di trovare le persone che ho trovato io qui e di metterci tutta la buona volontà, perché poi alla fine tutti possiamo avere una grande opportunità come l'autore. Ritornerà di tanto in tanto a trovare la scuola? Dai, oggi è la prima volta che torno dopo 22 anni, 23 anni, quindi spero di poter tornare presto. Intanto, per adesso, che programmi ha per lei, per la sua vita calcistica? Niente, godermi la famiglia. Andiamo,